Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova parte di Pokémon Smeraldo Randomizer Nuzlocke. L'ultima volta abbiamo affrontato la seconda capopalestra, Ester. Oggi ci dirigeremo subito da Frida, la terza. Quindi senza perderci in chiacchiere, iniziamo subito la sfida. Stesso discorso delle altre volte. Al primo posto ci va Rain perché ha buon matchup contro molti tipi. E quindi sì, la coverage acqua-ghiaccio è molto buona. Ok, Ariyama. Ariyama, vabbè, non è gravissimo come Pokémon. O meglio, sgravissimo. Possiamo utilizzare Surf, che ovviamente non lo ucciderà mai, a meno che non ci sia un brutto colpo. Ah, purtroppo pochissimi punti salute, è stato lasciato. Ora è sicuro che andrà di ricarica totale, io quindi colpisco con corpo scontro. Non voglio continuare questa storia delle ricariche totali per molto, quindi sì, corpo scontro. Perfetto, ok, non lo paralizziamo, ma non ci interessa perché tanto adesso morirà da Surf. Ok, tutto calcolato. Ah, perfetto. Rain riceve un bel po' di punti esperienza. La prossima scelta di Frida sarà Azumarill. Contro Azumarill direi di mettere Trilli. Certo, Zeus è meglio, però ho bisogno di far livellare Trilli. Allora, è il turno di Azumarill. Non penso che Giga Assorbimento sarà sufficiente. Forse potrebbero volercene anche di più. Però di due, dico. Però vedremo. Ok, buon danno. Azumarill utilizza sdoppiatore. Vediamo se si porta un attimo un po' in basso da provare. No, veramente non ha fatto nulla. Che recoil del cavolo è? Vabbè. Allora, tanto noi recuperiamo punti salute grazie agli avanzi. Questa è una buona cosa. Adesso andiamo di forza antica perché non voglio permettergli di utilizzare la ricarica totale. Sdoppiatore ancora. Ok, vediamo un attimo. 30 punti salute ci sono stati inferti, ma tutto sommato adesso li andremo a riprendere sia con gli avanzi sia con Giga Assorbimento. Sfortunatamente Forza Antica non boosta tutto. Peccato, mi sarebbe piaciuto. Certo, non mi sarebbe per niente dispiaciuto. Ma vabbè, ok, Giga Assorbimento. Penso che una ventina di punti salute li andremo a riprendere. Una trentina più o meno, ottimo. Cavolo, sei ottimo. Trilli sale anche a livello 43. Perfetto. Ci servono Pokémon livellati. La prossima scelta sarà Ariados. Trilli dovrebbe farcela però, perché Ariados è un Pokémon di tipo veleno alla fine. Quindi psichico messo bene, magari critta e ci toglie la paura. È vero, è anche di tipo coleottero, quindi se lui fa una mossa coleottero altrettanto forte sarebbe un bel problema. Però io confido in Trilli, è stato il nostro starter e io mi fido di lui. Ah, per pochissimo. Sanguisuga. Questa fa male. Fa male, ragazzi. Sì, devo dire che fa molto male. Però, questo ci dà la possibilità di provare. Di provare con Forza Antica. Magari riusciamo a boostarci. Ok, Forza Antica. Dai, per favore, Trilli, boostati tutto. Bene, brutto colpo. Non penso servisse. Più che il brutto colpo, preferivo il boost generale. Ma ok. La prossima scelta di Frida sarà Golduck, un Pokémon da cui succhiare punti salute, quindi ok, anche punti esperienza, perché no? Non dovrebbe avere molti modi di affrontare Trilli. Il problema è che c'è la pioggia, quindi le mosse acqua sono più forti. Vabbè, Giga Assorbimento, tanto siamo più veloci, quindi possiamo recuperare un bel po' di punti salute. Buon danno, vedete, si recupera facilmente. Golduck usa confusione, l'importante è che non ci confonda. Perfetto. Per un attimo ho avuto paura, ma no, non ci ha confuso. Recuperiamo di avanzi e adesso facciamo lo stesso giochetto fatto con Azumarill. Si va di Forza Antica, così se si prende il boost generale va bene. In caso contrario è la stessa cosa, perché poi riandiamo di Giga Assorbimento e lo finiamo. Per favore. Lo sapevo. Vabbè. Vabbè ragazzi, è il gioco, lo sappiamo che ci odia, lo sappiamo che non può mai finire bene per i buoni, quindi
Ok, giga assorbimento, Trilli è confuso. Vediamo se c'è un buon finale. Grande Trilli, grande, 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 grande. Giga assorbimento. E si manda a casa la papera. Ok, Golduck fuori dai giochi. La prossima scelta di Frida sarà Seeking. Ma lo sapete io che vi dico? Io faccio la pazzia, ragazzi. Lascio Trilli e vediamo come va. Siamo confusi. Al primo colpo, se vedo una mossa strana, sostituisco sicuramente. Però tanto, vediamo come va. Trilli mi sta piacendo molto. 10 livelli sotto, certo. Un bel danno, però. Cascata, che viene potenziata dalla pioggia. Questo non è un bene per nessuno. Trilli è confuso. Ah, è vero, siamo anche confusi. Per un attimo me l'ero scordato. Vabbè, il danno, vedete, si regge molto bene quello di cascata, quindi non c'è problema. Allora, avanzi di Trilli, stabilisce parte dei punti salute. Giga assorbimento. Per Forcorno! Oh my god, ragazzi! Lo sapete cosa voleva dire? Se entrava per Forcorno, noi perdevamo Trilli. È quella mossa che fa sempre one hit KO. Che bastardo. Che bastardo. Non ho parole. Ma veramente? E vabbè. Ok. Non è più confuso. Ti prego, Trilli, non mi fare brutti scherzi. Perché altrimenti è la fine. Cioè, se entra per Forcorno noi perdiamo. Tanto qua c'è la bacca cedro di questo maledetto. No, devo sostituire. Sapete perché voglio sostituire? Perché per Forcorno hai il 30% più 1% per ogni livello. Fallisce. Quindi, essendo il livello più basso. Mamma mia. Seeking usa cascata. Meglio cascata di per Forcorno. Almeno so che il massimo è farmi tentennare. Ragazzi, abbiamo evitato due KO, eh. Ve lo dico. Due per Forcorno maledetti. Beh, fulmine qua. Se non l'avesse ucciso. Se non l'avessi ucciso mi sarei congratulato con lui. Ottimo, Zeus sale al 47. Abbiamo avuto la meglio su Frida Super 4. Non vi giuro, ragazzi, non avevo ansia da così tanto tempo che. Prosegui per la prossima sala. Dai una dimostrazione di forza e potenza alla Lega Pokémon. Lo faremo, però non in questa parte. Trilli, oltretutto, al massimo dei punti salute perché comunque con Giga Assorbimento ed Avanzi ce l'ha fatta. Io quindi, ragazzi, vi ringrazio per la visione. Spero che la parte vi sia piaciuta. Spero che non vi siate presi troppi colpi d'ansia come me. Alla prossima, ciao a tutti.